Buongiorno a tutti. Ciao. Oggi ci sono dentro tantissime novità, oltre al fatto che sto girando con Gabriele. Prima di tutto, come potete notare, la mia bellissima barba che è sparita. Forse perché non era così tanto bella. Però giustamente volevo dare un'immagine un po' più pulita ai miei spettatori, ecco, anche se non sono nostro, però comunque mi impegno. Invece abbiamo poi i capelli di Gabriele che sono molto più corti, molto, ma sì, la sua bellezza non cambia. Grazie, grazie. La stagione lo richiedeva, ormai erano troppo lunghi, basta. Esatto, comincia a fare caldo anche a Roma. Che miseria. E però oggi siamo qui in realtà per un motivo molto speciale, perché ci è arrivata un'email con una richiesta dentro. Infatti. Hajimemashite. Itsumo douga o mitemasu. Watashi mo totemo suki desu. Totemo omoshiroi desu. Anata wa totemo shinsetsu desu. Potresti tradurre per chi come me non è tanto pratico dell'Oriente. Io vedo, ecco, leggo un po' One Piece, ma non di più. Buonasera, abito a Tokyo, sempre guardi i video e mi piace moltissimo. Molto divertente, molto gentile, grazie mille. Meno male. Ho un favore da chiedere. Un favore, quindi dobbiamo accontentare giustamente i nostri spettatori. Sempre, comunque. Potresti dirmi come arrivare al Vaticano partendo da Termini prendendo l'autobus? Mi pare un'ottima richiesta. Sì, effettivamente c'è un modo molto più semplice per arrivare al Vaticano da Termini, certo. Ovvero la metro. Decisamente più semplice e veloce. Però capisco che magari certe persone non apprezzano molto la metro, cioè in primis preferisco spostarmi con gli autobus. Beh, molto meglio. Esatto, perché Roma i metro. Meglio. Esatto, esatto. Comunque le metro sono un po' confusionarie e tutto. Quindi capisco la persona, il tipo che è. Perciò accontentiamo. Pare giusto. Ho controllato, quindi ci sono degli autobus che effettivamente fa, ben due ce ne sono, noi ne prenderemo soltanto uno, quindi vabbè, prendetelo come esempio. Più diretto, diciamo. Esatto, il più diretto. Quindi assieme a Gabriele adesso andiamo e vi facciamo vedere un po' come ci si arriva a questo portale. Andiamo, va? Ok, siamo a Termini e questa è l'uscita che dovete prendere adesso per andare direttamente all'autobus, alla stazione dell'autobus. Salutiamo Gabriele. L'autobus è questo qua, il 40.
Siamo arrivati a destinazione, Gab? Sì, questo è il capolinea del 40. Sta passando anche... proprio adesso un'ambulanza, quindi... Gabriele, è mai stato a Castel Sant'Angelo? No, veramente no. Accidenti, ora ci dobbiamo voltare. È vero, non l'ho mai visto. No, mi manca. Accidenti. Allora organizziamo un tour a Castel Sant'Angelo con Gabriele, almeno così. Ci sto molto volentieri. Vai. Eccolo qua, zan! Che impatto che abbiamo qua davanti! È più bello San Pietro o Gabriele? Poi la scelta, signori e signori. Ok, siamo arrivati a destinazione, ci abbiamo messo circa 20 minuti, quindi è molto rapido. Anche perché siamo fermati 5 minuti a capolinea, non capendo che era convinti capolinea. Convinti che fosse una fermata, invece no, è a capolinea. Esatto, però è molto comodo e soprattutto veloce, perché alla fine ci abbiamo messo pochissimo, quasi alla fine a stessa distanza della metro, potremmo dire. Sì, è vero. È meno pieno, perché comunque è molto comodo. Ti vedi proprio un bel posto di Roma. Sì, sì, no, veramente, molto bello. Quindi sicuramente è stata un'ottima esperienza anche per chi vorrà venire in futuro qua a Roma e dovrà farci un giretto. Però io ve lo ripeto ovviamente un'altra volta, se avete in programma un viaggio a Roma, contattatemi senza problemi, perché comunque andiamo in giro tranquillamente anche senza fare queste cose. Quindi ci facciamo un bel giretto per Roma, per autobus, certo, per tutte le cose, magari anche assieme a Gabriele, che è tanto bellino. E quindi ovviamente voi continuate anche a mandarmi richieste, perché io rispondo a tutto. Cioè, avete visto, non c'è problema, chiedetemi video, presentatevi questo argomento, presentatevi questo posto, certo, come arrivare in questo luogo, sì, nessun problema, facciamo anche tutto. Anche consigli culinari magari. Anche consigli culinari, facciamo un video di cucina, certo, con Gabriele, visto che tanto mi piace tanto Gabriele. Magari i posti in cui, esatto, cui andare a mangiare. Più e quindi giustamente, insomma... fateci sapere tramite un'email che comparirà qua sotto come al solito molto magicamente, e noi ci vediamo direttamente la prossima volta, prossima richiesta, prossimo video, prossimo divertimento a Roma. Ciao a tutti, ciao. Anche da Gabriele, ciao.